Allora, ecco. Allora, che cosa allora interessa a De Chirico se non concentrarsi sull'esecuzione tecnica? Interessa traspo neanche trasportarci, aprire una finestra su una realtà parallela, che noi in realtà non possiamo veramente vedere perché noi siamo persone normali e non abbiamo questo senso, diciamo, che a lui questa capacità di trasportarsi in una realtà metafisica, scavalcando la fisica reale. Comunque, queste finestre ci danno una sensazione di estremo silenzio, di estrema solitudine, di vuoto, di eternità, è tutto congelato, è tutto fermo. Quando vi spiegavo Piero della Francesca, Paolo Uccello nel Rinascimento, vi dicevo la percezione che si prova è un po' quella della metafisica. È un po' sciocco parlare di metafisica nel Rinascimento perché ancora non è stata coniata neanche la parola, però la sensazione è effettivamente questa, di estraneazione, di immobilità, di qualcosa di alterato che non è la nostra vera realtà. E qui è molto forte. Ora io devo dirvi, vedete, nelle varie piazze d'Italia, qua ne ho altre in quest'altro libro. Spesso le prospettive sempre presenti sono discordanti, questo edificio e questo non hanno lo stesso punto di fuga e ciò fa sì che ci siano delle forzature e una sensazione quindi di irrealtà. Non c'è un momento migliore in cui avrei potuto parlarvi della metafisica. Queste percezioni sono veramente molto attuali. Guardando internet, la televisione in questo momento, le immagini e i video che ci arrivano dalle città italiane sono completamente vuote, le piazze, i monumenti stanno lì nella solitudine, nel silenzio e la mancanza di contatto fisico tra le persone anche a cui ci siamo autocostretti nel tentativo di eliminare, cioè di sconfiggere il virus che in questo momento sta, diciamo, torturando il mondo e veramente ha creato questa realtà parallela che è così vicina, così incredibilmente vicina alle immagini di Giorgio De Chirico e alle sue piazze d'Italia, che fino adesso erano sembrate una realtà così irraggiungibile, così al di fuori veramente dal reale, dal vissuto, e invece vedete che in un attimo è incredibile. Ma è come se adesso fosse tutto metafisica, fosse tutto sospeso in questa sorta di limbo dove non sappiamo bene dove andremo a finire. E quindi guardate quanto è stato veramente. È incredibile questa cosa, cioè nel senso non so neanche come spiegarvelo, ma non avrei mai potuto fare un discorso del genere l'anno scorso. Cioè, non avrei mai potuto pensare che le piazze d'Italia, con questa inquietudine, silenzio, vuoto, senso di assenza, potessero diventare così attuali. Non avrei mai potuto pensare che la metafisica diventasse fisica reale, cioè che questa sua realtà, che lui diceva di essere l'unico a poter percepire, potesse invece colpire tutti noi, invadere tutti noi. D'accordo, sul libro forse avete Le Muse Inquietanti, una delle opere più conosciute del 1917, qui si vede il Palazzo Estense, nello sfondo citazioni quindi delle città italiane, di Ferrara, qua abbiamo anche la modernità rappresentata da questa industria, da questa parte, la prospettiva vedete che è talmente alto il punto di vista da essere incombente, sembra quasi ribaltarsi verso di noi questa piazza vuota con lunghissime ombre scure, il contrasto tra luce ed ombra è sempre molto forte e quindi c'è tanto uso di nero nelle pitture di De Chirico. I colori sono caldi, terrosi e un po' in secondo piano rispetto alla forma, alla prospettiva e a questo chiaroscuro così forte. Le citazioni del passato, vedete la colonna, l'uomo sotto forma di manichino, questi sono manichini da sarti, sono estremamente inquietanti. E la presenza della maschera, lui anche vicino all'idea di Pirandello, di questa, quindi, di queste molteplici, personalità.
Tutte queste opere, diciamo, lo rappresentano molto. Ecco, qua abbiamo anche la polemica col cubismo fortissima, perché vedete, Picasso voleva rappresentare la realtà ancora più, cioè l'oggetto nella sua realtà che fosse ancora più reale di quello che era. Mentre invece la realtà veramente non interessa assolutamente a De Chirico. De Chirico vuole anzi aprire una finestra su questa sua personale realtà alternativa, che è la metafisica. E qui vediamo quindi a un certo punto comincia a fare tutti questi quadri, come questo Ettore Andromaca, citazione sempre nel titolo di questi personaggi della mitologia, però ecco, vediamo che inserisce, cioè della mitologia, insomma, della guerra di Troia, e inserisce, vedete, però li rappresenta sotto forma di manichini. E poi inserisce tutta una serie di elementi geometrici che richiamano un po' le composizioni cubiste. Triangoli, che però i triangoli in realtà sono come delle squadrette da disegno inchiodate con dei chiodini. Quindi sembra quasi un collage dipinto di legno e pezzettini di legno, vedete come delle squadrette appoggiate, che è un po' un'irrisione della composizione cubista. Va bene, lui è anche molto amico di Apollinaire e quindi lo rappresenta in questo ritratto molto celebre, citazione sempre dell'opera classica. Gli mette gli occhiali da non vedente perché Apollinaire, come De Chirico, è capace di vedere con dei sensi differenti, quindi ha acuiti i sensi dell'artista, il sesto senso dell'artista, la sensibilità artistica, quindi non ha bisogno della vista. La vista che servirebbe solo a vedere e a percepire la realtà semplice, oggettiva, e che vedete qui anche ironizza sul fatto che di solito l'artista copia la realtà e quindi ci sono delle formine che ricalcano le formine un po' quelle per cucinare, diciamo, per fare i dolcetti. Nello sfondo invece questa inquietante ombra che comunque è il vero e proprio ritratto. Ok, io direi, lui quando è che conia la parola, cioè non la conia lui la parola metafisica. Metafisica viene coniata in realtà da un letterato, Papini, e nel 1916 la scelgono. Sia cioè nel 17, diciamo, la scelgono sia De Chirico che Carrà insieme. Carrà, che è l'artista che abbiamo conosciuto nel futurismo. Allora, siamo nel un passo indietro, 1916, De Chirico viene internato nell'ospedale psichiatrico militare di Ferrara. E lì conosce Carrà e accettano, diciamo, definiscono quello che stanno facendo metafisica. Scegliendo, adottando quindi questo nome, e da lì in poi la chiameranno metafisica e passeranno un periodo insieme, collaborando insieme, però un periodo breve, diciamo dal 17 al 19, poco tempo, 2 anni, non di più, perché c'è subito una rottura perché De Chirico non riesce diciamo, a collaborare con gli altri artisti, cioè lui vorrebbe essere l'unico, il solo. L'unico metafisico, l'unico capace di entrare in questa realtà parallela. Pensate che all'inizio anche Breton lo esalta come praticamente radice, come primo surrealista, e lui lì per lì questa glorificazione gli piace. Dopodiché si allontana immediatamente dal surrealismo. Il surrealismo ha una componente di studio dell'io e quindi di praticamente. Il surrealismo vuole liberare il proprio io e l'inconscio per capire meglio la realtà psicologica delle persone, mentre, e quindi ciò che le persone percepiscono e come si comportano. Questo non interessa assolutamente a De Chirico, che invece, cioè, tranquillamente lui non vuole spiegare niente, lui vuole aprire solo queste finestre, vuole scavalcare la realtà, non la vuole spiegare, soprattutto l'indagine anche della psicologia umana non gli interessa. Lui vuole entrare in questo ambiente che è la sua realtà alternativa. Nel 1919 sarà lui sulla rivista Valori Plastici a dire che bisogna tornare all'ordine. Lui comincerà a copiare e quindi a reinterpretare opere della classicità come di Raffaello, Michelangelo, Pollaiolo e pian pianino poi si rappresenterà travestito. E con anche la tecnica, a seconda delle varie epoche pittoriche, come se tutta la storia dell'arte entrasse dentro di lui e ne facesse parte. Per esempio, qui rappresento un autoritratto vestito da 1600, quindi barocco, con anche le pennellate grasse, morbide e fluide di Rembrandt o Velázquez.
e quindi reinterpreta tutta la storia dell'arte all'interno di sé, diciamo. Va bene, apriamo un attimo una finestra anche sugli altri metafisici, che sono il fratello Alberto Savinio, fratello di Giorgio De Chirico, che ha una cultura molto raffinata, un tipo di pittura fatta di pennellate molto più piccole, curveggianti, più rifinita, diciamo, tecnicamente. E lui fa una pittura molto colta, dove cita anche le sue conoscenze, è anche musicista e lavora anche per il teatro facendo delle scenografie. Vedete, qui abbiamo la sposa fedele, le citazioni, per esempio, possiamo vedere, lui rappresenta spesso la figura umana con le teste di uccello, di animale. Questo è il riferimento ai suoi studi sulle divinità egizie. E ogni volta gli uccelli impersonano una psicologia del personaggio. Questo ci fa capire subito che Savinio, in realtà, più che alla metafisica, è vicino al surrealismo, proprio perché vuole comunicarci la psicologia del personaggio e raccontarci, diciamo, una storia. Come però il fratello cita spesso le sue origini, quasi sempre nei suoi quadri c'è il mare della Grecia. Quindi qui abbiamo, vedete, la sposa fedele è una sorta di annunciazione, vedete qua c'è l'angelo e la tecnica, vedete, tutta curveggiante. Rispetto a De Chirico e a tutti gli altri metafisici, lui ha dei colori più vivi, quindi qui vediamo per esempio preponderanti l'uso del rosso e del verde, azzurro, che sono complementari, mentre invece gli altri metafisici sono tutti desaturati, si concentrano più sulla forma. Vedete anche la linea scelta, una linea molto curveggiante, più morbida. Qui abbiamo l'isola perduta, anche qui l'isola perduta, la nave, scusate, perduta, è una sorta di quasi un'isola, una montagna, dove creata da che cosa? Allora, innanzitutto c'è il mare della Grecia, è l'isola praticamente della sua infanzia, cioè sono tutto un gruppo, una calca di giocattoli. Come se ormai la sua infanzia fosse passata e ormai quindi irrecuperabile. Vedete questo desiderio di raccontarci un qualche cosa e quindi diverso, è più vicino al surrealismo, abbiamo detto Savinio. Adesso accenniamo Carrà. Carrà, noi l'abbiamo visto con la manifestazione interventista, scusate, ma mentre vi spiego queste cose, c'ho quest'animale, capito, che mi mangia la spalla, i piedi e tutto. Stai buono, stai. Eccolo qui. Avete detto lo volevate vedere, guardate com'è. Eccolo qui. Eccolo qui. Vai, stai fermo qui. Buono, zitto. Allora, e che lì che mi mordicchia. Allora, praticamente concentriamoci su Carrà. Evidentemente dovrò fare anche poi una piccola aggiunta. Allora, Carrà abbiamo visto Futurismo 1911-15. Nel 16 attraverso un periodo di primitivismo, dove arriva a delle rappresentazioni anche piuttosto naif, diciamo, eccole, come per esempio nel Antigrazioso Bambina, questa opera del 16, dove a lui serviva questo periodo primitivo e tornare a una figurazione infantile e a un naif, d'accordo, pittorico, per depurarsi, per togliersi di dosso tutto il dinamismo, il movimento e il progresso del futurismo. Quindi vedete, torna, guardate, a una scacchiera in prospettiva, a una semplicità espressiva e a una corposità della pittura che ricorda un po' gli affreschi su parete trecenteschi. Vedete anche la scatolina un po' assonometrica nel rappresentare la casetta e abbiamo una figurazione molto infantile. Lui dal punto di vista pittorico è estremamente raffinato e ragiona anche, spesso rappresenta queste scatole, ecco qui siamo nella vera e propria, nel periodo proprio metafisico, queste scatole un po' che ricordano le prospettive, non lo so, di Beato Angelico, con colorazioni molto chiare, vedete i colori sempre in secondo piano, e una linea di contorno però più fine, più curata, più raffinata rispetto a quella di De Chirico, ragionando, vedete, su delle sproporzioni. Lui rappresenta sempre l'essere umano tipo manichino, molto sproporzionato, che crea questo senso di inquietudine e fastidio molto molto forte. E l'ultimo sarebbe Morandi, ma non abbiamo tempo di farlo perché stanno scadendo i 15 minuti, che fa solo Natura e Morte.
Ecco, adesso se ce la faccio a farvelo vedere, un'immagine di Morandi, vabbè, che noi riprenderemo poi Giorgio Morandi nel Ritorno all'Ordine. Lui fa solo Nature Morte e, sullo stile metafisico ed è un bolognese. Grazie, arrivederci.